Sono state 5.000 le fiaccole accese per ricordare le 309 vittime dell'Aquila e l'ottava ricorrenza del terremoto del 2 aprile 2009. Come ogni anno, da 8 lunghissimi anni, le fiaccole del ricordo, della commozione e della speranza si sono accese all'Aquila nella notte a cavallo tra il 5 e il 6 aprile. Una scia lunga e silenziosa, partita da via 20 settembre ed arrivata a Piazza Duomo, passando davanti alla casa dello studente, con una lunga sosta. In piazza la lettura dei 309 nomi, la messa di Monsignor Petrocchi e rintocchi alle 3.32 della campana della Chiesa delle Anime Sante. Alla fiaccolata tantissima gente comune, anche i ragazzi dell'Aquila Calcio con il loro mister, che hanno voluto esserci. Alcuni terremotati di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, gente di Campotosto ospitata all'Aquila, il sindaco Cialente, il presidente della regione Luciano D'Alfonso, ma anche il governo con il ministro De Vincenti ed il sottosegretario De Micheli. Ad aprire il corteo i parenti delle vittime, tra cui Vincenzo Vittorini, medico e consigliere comunale, che nel crollo di casa sua ha perso la moglie e la figlia e da 8 anni lotta per la giustizia verso le vittime del terremoto. Dietro di loro, come ogni anno, un lenzuolo bianco con scritti tutti i nomi delle vittime del sisma. Una serata dedicata anche al ricordo di tutti i morti del centro Italia, della Terra dei Fuochi, di San Giuliano di Puglia e delle vittime dell'amianto. È un impegno che ci ha visto anche prendere dei provvedimenti dentro a quest'ultimo decreto, il decreto 8, che riguardava soprattutto il nuovo terremoto, quello del centro Italia, ma nel quale abbiamo anche inserito delle norme che ulteriormente migliorano le condizioni di ricostruzione. Ne cito una per tutti, che era una norma richiesta soprattutto dai comuni del cratere, che era quella relativa ai sottoservizi. Affronteremo anche altre questioni legate al personale, alcune le abbiamo già risolte nelle ultime norme, mille proroghe e anche nell'ultimo decreto, diciamo che è ancora un cantiere aperto anche quello legislativo, perché le ricostruzioni vanno aggiornate man mano che si presentano i problemi e man mano che le cose vanno avanti. I risultati del 2016 comunque sono positivi. Tutto quello deciso.
Salta da una e cioè, quando la sento la gli farò. Василий му! Ме отпуза гори му!
aperta. Olivieri Francesco, Tamburro Giuliana, Tamburro Giannangeli Riccardo, Giannangeli Vincenzo, Berti Valentina, Ghiro Cenao Antonio Jovan, Ghiro Cenao Laurentin Constantin, Bolognese Calvi Angela, Bonanni Anna Bernardina, Liberati Vincenzo, Cernova Maria. Alta tecnologia e ci sono realtà molto avanzate. Su questo tra l'altro stiamo lavorando con il Presidente D'Alfonso nel patto per l'Abruzzo e sono stato 10 giorni fa ai laboratori del Gran Sasso, dove abbiamo visto non solo un'eccellenza scientifica a livello mondiale, ma un laboratorio che è in rapporto col territorio, imprese del territorio che lavorano per i laboratori del Gran Sasso, insomma una bella realtà. Io credo che l'Abruzzo ha tutte le carte in regola per essere una regione, lo è già, una regione leader nella ripresa. La Conca dell'Aquila ha tutte le carte in regola per una ripresa forte e significativa che dà un futuro ai giovani di questo territorio e dell'Abruzzo. Grazie. Grazie a voi. Quello di teatri di calamità in centro Italia, ci sono comunità che come quelle nel Lazio, insomma nell'Alto Lazio, che reclamano interventi più immediati. Io credo però che dobbiamo essere molto consapevoli intanto dell'estrema difficoltà in cui si sono trovati questi territori, perché dopo la scossa del 24 agosto sono venute altre scosse, da ultima quella di gennaio che ha avuto anche effetti qui, e se teniamo conto di questo, quello che si sta facendo è importante. Segnalo che entro l'estate ad Amatrice e ad Accumoli, i comuni dell'Alto Lazio confinanti qui con l'Abruzzo, avremo tra le 400 e le 500 cosiddette casette che consentiranno di ricostituire una vita delle comunità locali nei loro luoghi d'origine. Poi naturalmente c'è tutta la ricostruzione da fare, che è un processo più complicato, ma anche qui i decreti che abbiamo varato segnano un passaggio importante di accelerazione, di norme che accelerano, anche tenendo conto dell'esperienza che si è fatta qui all'Aquila. Grazie. Presidente, questa idea dell'Aquila come una città bellissima, lei l'ha sostenuta più volte, prosegue e deve essere ovviamente potenziata. L'ho appena riconfermato all'ambasciata russa nella sede di rappresentanza, poiché davvero questa città diventerà una delle prime 5 più belle città d'Italia. Si tratta di recuperare anche il diritto allo stupore, perché stanno venendo benissimo le proprietà private ricostruite. Adesso comincia il turno anche della proprietà pubblica. Si è avuto bravura per fare in modo che anche le attività economiche ritrovassero collocazione, la vitalità culturale, tutto quello che fa la città con un'anima. Io vorrei che su questo però si ristabilisse anche, come si può dire, il diritto alla meraviglia positiva, perché quando accadono i fatti è bene che questi creino anche soddisfazione. Per quanto riguarda il nuovo cratere, quello soddisfa il decreto?
Io ho messo al provvedimento sul nuovo cratere 10, per la Lodi aspettiamo questa misura che consentirà anche l'insediamento della zona franca. È la prima volta che accanto ad un provvedimento che dà piena copertura normativa e finanziaria segue anche un provvedimento che consente la rianimazione economica totale attraverso 3 anni di superamento degli obblighi contributivi e fiscali a favore delle imprese che hanno subito oltre il 50% di danni per la consistenza contrattuale precedente. È straordinario questo. Noi su 4 regioni riusciremo ad avere una misura che mai in Europa c'è stata. E l'Europa tra l'altro si è mostrata per la prima volta anche convergente. Non sarà la misura che abbiamo rilevato qui con lo spostamento in avanti degli obblighi fiscali, ma la cancellazione è straordinaria. Io ho parlato con gli operatori economici non solo della nostra quota di Appennino ma anche delle altre regioni, era attesa, ci si sta lavorando, io ringrazio il governo che ha visto il professore De Vincenti come sottosegretario, che ha cucito tutta la prima parte della copertura di questo nuovo terremoto, e il governo che ha fatto seguito con Gentiloni e i suoi più stretti collaboratori. Io mi ricordo quando qui per avere una norma 8 anni fa ci voleva la cultura dell'antagonismo, della conquista metro dopo metro attraverso la mobilitazione delle cittadinanze. Qui invece c'è un dialogo perfettamente riuscito con aggiustamenti progressivi a 180 giorni. Noi abbiamo avuto per il terremoto di questa purtroppo edizione la piena copertura normativa e la piena copertura finanziaria più questo straordinario strumento. Però ci sono state alcune proteste nel fine settimana, blocchi stradali. No. Mi lascio alle spalle 8 anni durissimi. Anche i primi 2 non erano stati facili, ma questi 8 sono stati anni difficilissimi, dolorosissimi. Io non avrei mai scommesso, se mi avessero detto alla vigilia del sisma, se mi avessero descritto quello che è successo e questa sera come sarei arrivato, non avrei scommesso su di me una lira. Sono stati anni e mi hanno cambiato profondamente. Io non so dove ho trovato la forza, se non forse un aiuto superiore ad affrontare determinate scommesse, così come i miei cittadini. È chiaro, su di me hanno pesato delle responsabilità enormi, anche perché le scelte più difficili poi sono parte di una solitudine del ruolo che si deve avere. E credo che abbiamo vinto la sfida. Ritengo che al di là della vicenda Grandi Rischi di gennaio la città ormai abbia consapevolezza di essere una delle città più sicure d'Italia, forse d'Europa, di essere una città che si sta aprendo con i tempi necessari a una grande prospettiva di un ruolo, diciamo così, veramente comprimario in Europa. Io sono convinto che noi saremo una delle prime 50-70 città d'Europa e quindi lascio sereno, lascio molto sereno, perché penso che questa responsabilità che ha avuto, insomma, io l'ho portata avanti. E auguro al mio successore di reggere, ma di avere soprattutto la stessa passione e anche la capacità di avere la visione di un puzzle, facendo in modo, e questo si capirà dopo della nostra azione governo, che ogni atto che si fa è una tessera di questo puzzle. Loro sono stati i primi che abbiamo visto nel momento del terremoto del 24 agosto e siamo vicini, purtroppo è una brutta esperienza che ci accomuna e dobbiamo cercare di lottare insieme, di andare avanti, perché tutto quello che non si sta facendo non va bene. Sono stata una di quelle fortunate che è andata a salvare le persone sotto le macerie e devo dire una cosa, che la prima ragazza che ho visto è stata proprio una ragazza dell'Aquila con i capelli lunghi mora su un pick up nero che portava l'acqua alle persone di Amatrice. Questo non lo dimenticherò mai.